Il campione regionale WISP aveva già vinto qua alla Orbetello Alfa Marathon nel 2012 e nel 2015 era il campione in carica, si è ripetuto, bis con l'anno scorso ma triste complessivo, terza vittoria ad Orbetello per Jacopo Boscarini che conferma anche nel 2016 il suo splendido stato di forma che l'ha portato nel 2015 davvero a primeggiare su tantissimi tracciati. Jacopo, il riscontro cronometrico è stato significativo, ancora non abbiamo l'ufficialità ma intorno a 1:10 se non erro, 1:10:20, roba del genere, poi avremo il riscontro ufficiale, malgrado un vento che ovviamente ostacolava il tracciato. Jacopo. Ciao Paolo, buongiorno. No, il vento forse girava anche abbastanza bene perché comunque qui si tirava da dietro, cioè da un po' noia dalla famiglia poi ad arrivare sulla diga, diciamo, e 2 chilometri là. Io sono contento, un po' di rammarico perché oggi puntavo al record di Joachim 1:9:34 e fino alla finita c'ero, poi purtroppo ho finito i piedi perché con la scarpa non mi sono trovato bene, ho perso parecchio sangue, non riuscivo più a spingere proprio uscire dalla famiglia. E lì ho perso quel minuto 50 secondi che peccato ce la potevo fare, però sono contento perché comunque ho vinto una gara che mi piace molto. E a cui so che i miei amici Andrea, Roberto, Fabio ci tengono tanto e organizzano sempre molto bene, però con tanta gente così. Poi è stato bello anche il momento in cui abbiamo portato Joele al traguardo, quindi una bella giornata. Ti volevo chiedere proprio di questo aspetto, mentre facciamo un applauso a Jacopo Boscarini. E il momento di Joele sul traguardo è stato estremamente significativo, diciamo va al di là di ogni competizione, di ogni risultato, perché ci sono valori nella vita, non solo nello sport, nella vita che sono superiori di un altro livello rispetto a qualsiasi altro argomento. Certo, è bellissimo perché lo sport, le domeniche, quando facciamo tutti sport lo possiamo fare tutti, questo significa tutti insieme soprattutto e dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro ogni domenica, ecco, senza pensare troppo al lato agonistico sfrenato, sì, quello ci deve essere, ma cercare di fare tutto per tutti, ecco. Un'ultima considerazione con Jacopo Boscarini, prima dell'intervista Maurizio Venti, presidente regionale WISP, ci ha tenuto a sottolineare che sei campione regionale WISP in carica. Cosa conta questo titolo? Che valore ha il titolo di campione regionale WISP? Conta tantissimo perché noi con la squadra di cui sono presidente siamo affiliati alla WISP, la WISP è secondo me un ente che si sta dando tantissimo da fare, poi tra l'altro è un titolo alla fine a tutti gli effetti quello che organizza la WISP, perché la FIDA non organizza il campionato regionale di mezza maratona, quindi è la WISP che lo fa. E voglio fare complimenti a proposito alla WISP Toscana così come alla WISP Grosseto con i miei amici Giosuè e tutti quanti che ripeto si danno un sacco da fare, organizzano qui il torneo della Maremma, il campionato qua del regionale Orbetello, siamo un bel giro diciamo. Grazie, complimenti a Jacopo Boscarini, vincitore dell'ottava edizione della Orbetello Alfa Marathon Giro della Laguna, per lui terzo successo dopo il 2012 e il 2015, ha firmato anche l'edizione 2016, l'edizione del 24 aprile 2016. Complimenti a Jacopo Boscarini.